Questa storia nasce da un sogno di quasi 200 anni fa. Comincia dal sogno che cambiò la vita di Giovanni Bosco e di generazioni di giovani. Nato da una povera famiglia di contadini, Giovannino a 9 anni sogna di fare il saltimbanco, il prestigiatore, il giocoliere e con il gioco di far divertire i compagni e allontanarli dalla cattiva strada. È il sogno che gli cambierà la vita. Entra ventenne in seminario e dopo 6 intensi anni di studi viene consacrato Don Bosco. La rivoluzione industriale stava intanto sconvolgendo il mondo. La povertà era ovunque, la disoccupazione altissima. Gli immigrati dalle campagne che arrivavano in città in cerca di fortuna vivacchiavano in case fatiscenti nelle borgate poverissime di periferia. Quelli che riuscivano a trovare occupazione venivano sfruttati in lavori disumani. Le carceri erano affollate di giovani senza futuro. Don Bosco si scontra con questa tragica realtà e capisce la sua missione. Trovare lavoro a chi non ne ha, battersi per ottenere condizioni migliori per chi lavora, insegnare a leggere e scrivere ai più sfortunati, dare una nuova speranza basata sulla fede in Dio. Questa diventa la sua unica passione e i giovani diventano la sua famiglia. Accoglie i più poveri e abbandonati. Comincia con un piccolo oratorio domenicale all'aperto in cui si gioca e si studia. E dopo aver dato finalmente casa all'oratorio, Don Bosco crea i primi laboratori artigiani in un locale piccolissimo a Valdocco, Torino. È lui stesso ad insegnare il mestiere di sarto, di calzolaio, di legatore. Tramanda ai suoi giovani le abilità pratiche che ha imparato in gioventù. Vedi? E così nascono i laboratori dei calzolai, dei legatori, dei tipografi, dei meccanici, dei sarti e dei falegnami, tra mille difficoltà e nell'indifferenza e ostilità delle istituzioni pubbliche. È lo stesso Don Bosco a cercare lavoro ai suoi ragazzi, facendo applicare al mastro artigiano che impiega il giovane un contratto di apprendistato che tutela il ragazzo, gli insegna il mestiere e la sua arte e gli fa mettere qualche soldo da parte. Non voglio che lavorino più di 8 ore al giorno. 8 ore? Ma state scherzando? Dappertutto se ne lavorano 12, padre, come minimo. Nella nostra tipografia sarà diverso. Vi chiedo solo di firmare questo contratto di apprendistato che ho preparato per voi. Lavorando più serenamente, i ragazzi renderanno di più. Don Bosco riesce a costruire intorno alla persona un sistema di educazione familiare fondato su 3 valori: ragione, religione, amorevolezza. È il sistema preventivo, un modo nuovo di educare, in cui non si reprimono gli errori, ma si fa in modo che essi non accadano o non accadano più. Alla base di tutto c'è la convinzione della grandezza e fragilità del ragazzo e della sua dignità di persona. Io voglio che la nostra famiglia diventi sempre più numerosa e unita e soprattutto voglio che continui ad esistere. Anche quando non ci sarò più, è arrivato per tutti noi il momento di crescere e di costituirci ufficialmente chiedendo l'approvazione della Santa Sede. E così, in onore di San Francesco di Sales, che ci protegge, ho deciso che ci chiameremo Salesiani. Così, nel 1859, nasce ufficialmente la Congregazione Salesiana per l'Educazione e l'Istruzione della Gioventù, un insieme di sacerdoti e di coadiutori, ovvero religiosi laici, specializzati nell'istruzione professionale. Dopo l'Italia, Don Bosco fonda case salesiane in Spagna e in Francia. Poi, i missionari salesiani partono per l'Argentina, l'Uruguay, l'Africa e via via in tutto il mondo. Su questa scrivania, oltre 150 anni fa, Don Bosco scriveva le regole del futuro della formazione professionale in Italia. Quando si è spento, le case salesiane erano 59 in 6 nazioni e 1049 i salesiani. Oggi, i salesiani sono oltre 16.000 in 128 nazioni nel mondo. Ma la casa madre è ancora nel luogo originario, a Valdocco, accanto alla Basilica di Maria Ausiliatrice, in cui per sempre riposa San Giovanni Bosco. La formazione professionale salesiana si struttura in Italia nel 1977 con la nascita della federazione CNOS-FAP, Centro Nazionale Opere Salesiane, Formazione e Aggiornamento Professionale. Il CNOS-FAP è un ente senza scopo di lucro, associazione di diritto civile che coordina i salesiani d'Italia nelle attività di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale, puntando alla crescita totale della persona, secondo lo stile educativo di Don Bosco. Il sistema preventivo del Santo del Lavoro è diventato il marchio di qualità che distingue la formazione professionale salesiana.
Il CNOSFAP aderisce inoltre a CONFAP prima e a Forma poi, le organizzazioni italiane di associazioni di ispirazione cattolica che sono impegnate nella formazione professionale. La federazione collabora a livello europeo con la Don Bosco International, un'organizzazione che raggruppa varie istituzioni salesiane per i giovani. La sede nazionale del CNOSFAP è a Roma. Promuove e coordina le attività per lo sviluppo professionale degli operatori e delle istituzioni associate e ne qualifica ruoli e competenze attraverso la pubblicazione di studi e di riviste e l'organizzazione di corsi e seminari, in collegamento con centri di cultura e con l'Università Salesiana di Roma. Cura inoltre l'organizzazione di convegni nazionali. Al seminario di studio Giovani e Sistema Educativo di Istruzione e Formazione in Italia hanno partecipato ad esempio oltre 250 persone, il segretario generale della CEI, Monsignor Mariano Crociata, il ministro della Gioventù, Onorevole Giorgia Meloni, ed è intervenuto Don Pasquale Chavez, rettore maggiore dei Salesiani. Ai giovani la prima cosa che si deve offrire è l'esperienza di comunità, il Vangelo della famiglia, senza la quale difficilmente c'è educazione, perché non ci si riuscirà ad aprire mai il cuore dei giovani. A livello regionale, le 16 associazioni presenti sul territorio assicurano alla federazione la promozione, il coordinamento e la rappresentanza sociale della proposta formativa. A livello locale, i salesiani operano attraverso 60 centri di formazione professionale, i CFP, dislocati in 16 regioni, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, certificati secondo la norma di qualità UNI-EN ISO 9001. Il CNOSFAP propone un sistema formativo che coinvolge la totalità della persona umana, un'educazione che risponde ai bisogni formativi fondamentali del giovane e dell'adulto: sapere, saper fare e saper essere. Garantisce i diritti formativi di tutto l'uomo, di ogni uomo, per tutta la vita. Il sistema formativo salesiano promuove la formazione della persona seguendo un percorso metodologico e didattico personalizzato. Il CNOSFAP realizza annualmente in Italia circa 2.000 corsi in costante incremento, per un totale di 714.000 ore di formazione, con la presenza di 1.500 formatori ed oltre 21.000 iscritti. Da una recente ricerca dell'Università Salesiana risulta che il 65% dei corsisti, a un anno dalla qualifica professionale, trova impiego nel proprio settore o prosegue negli studi. È questa una delle ragioni per cui il numero di giovani che sceglie la formazione professionale salesiana è quasi raddoppiato negli ultimi 10 anni. L'azione del CNOSFAP è mirata soprattutto ai giovani e agli adulti del ceto popolare e si impegna a prevenire il disagio sociale degli svantaggiati, degli immigrati, dei diversamente abili. Forma lavoratori qualificati e istruiti come onesti cittadini e buoni cristiani, seguendo i valori fondamentali della vita civile, sociale e spirituale del paese. Il CNOSFAP soddisfa il bisogno naturale dell'uomo di continuare per tutta la vita a crescere in conoscenza e competenza. Per questo propone una formazione professionale permanente con un approccio innovativo, attraverso i progetti di carattere nazionale e transnazionale, le news e i forum online del proprio portale, la pubblicazione di volumi di studi e di riviste specializzate. L'eccellenza formativa salesiana viene raggiunta con il costante aggiornamento dei propri formatori e delle attrezzature dei laboratori professionali. Una qualità resa possibile anche grazie a precisi accordi di collaborazione e sostegno sottoscritti con le migliori aziende di settore: Fiat Group, Schneider Electric, DMG Italia, Siemens, Heidenheim Italia, Piaggio, De Lorenzo, Sandvik Coromant, Microsoft, Federmeccanica, Aluscuola, AICA, Certibus, Eni e le imprese del polo formativo tecnologico Automotive, mentre è in via di definizione un accordo con Domotecnica Italiana. Questo prestigioso trofeo, il Premio Nazionale GIPA, istituito dal Gruppo Interprofessionale dell'Automobile e assegnato al settore professionale automotive, afferma il successo del binomio formazione-impresa per la diffusione delle conoscenze. Lo stretto legame con le aziende, infatti, arricchisce e migliora la qualità formativa e favorisce anche, attraverso gli stage nelle aziende, l'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro. La formazione professionale iniziale del CNOSFAP è una delle modalità per assolvere l'obbligo di istruzione stabilito dalla normativa italiana.
i corsi dei centri di formazione professionale salesiani sono di pari autorevolezza ai percorsi scolastici pubblici e paritari. Nei CFP acquisiscono le competenze chiave di cittadinanza e quelle competenze tecnico-professionali necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro con professionalità. L'iscrizione ai percorsi formativi prevede la fase iniziale di orientamento. Si valutano, insieme al giovane candidato, le sue motivazioni e le attitudini, gli interessi e le passioni, e si individua così il settore idoneo per la propria professione. Nei CFP salesiani ha un ruolo chiave il formatore tutor, che si affianca all'allievo per seguirlo e sostenerlo in tutto il percorso formativo, sia in classe che negli stage. I percorsi hanno durata triennale e quadriennale. Prevedono complessivamente circa 3.000 ore di lezioni in aula e nei laboratori e 400 ore di stage nelle aziende. Si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale valevole sul territorio nazionale che rientra nelle qualifiche europee. Attualmente sono attivi i corsi di operatore elettrico elettronico, operatore del settore auto, operatore meccanico, operatore grafico e multimediale, operatore del settore turistico alberghiero, operatore del settore terziario e dei servizi alla persona. Nel 2008 è stato istituito un concorso annuale che abbraccia tutti i CFP salesiani. È il concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali. Non siete qui né per un esame né per una gara, no. Noi siamo qui soprattutto per farvi vivere una bella esperienza di amicizia. È una prova progettata e realizzata in accordo e con il contributo delle imprese di settore, in cui i ragazzi manifestano le competenze acquisite durante tutto il percorso formativo, cercando di superare se stessi e realizzando così il proprio capolavoro. La gara dura un paio di giorni e si concretizza in quattro precise fasi: progettazione, realizzazione, collaudo e discussione dell'opera. Ogni momento è seguito e supervisionato da un tutor e da un tecnico specializzato che danno le direttive e verificano il lavoro svolto. L'importante qui non è arrivare primi, ma impegnarsi a dare il meglio di sé. Ci saranno, sì, un primo, secondo, terzo, va bene, però tutti gli altri sono quarti per me. La formazione professionale superiore del CNOSFAP, destinata a giovani e adulti, mira a far ottenere quelle competenze specifiche per operare nei settori con elevata complessità tecnologica e organizzativa, formando tecnici e professionisti di livello superiore. I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, gratuiti, hanno durata di 1 o 2 anni. Prevedono che circa il 30% delle ore siano attività di stage e si concludono con l'acquisizione di un diploma di tecnico superiore. In varie regioni, il CNOSFAP è partner delle fondazioni che stanno dando vita agli istituti tecnici superiori. La formazione a distanza del CNOSFAP permette la formazione e l'aggiornamento in modo autonomo, personalizzato, in qualsiasi momento e luogo. La fruizione avviene attraverso vari strumenti multimediali, soprattutto internet. I corsi di e-learning vanno dallo sviluppo personale all'utilizzo del PC, dalla gestione delle relazioni al corso di lingua inglese. Sono tutti accessibili dal portale del CNOSFAP. La formazione continua del CNOSFAP è indirizzata al costante aggiornamento e riqualificazione professionale della persona. I corsi, di durata variabile, sono destinati ad apprendisti, occupati e disoccupati e alla formazione continua individuale. Consentono di acquisire una certificazione a seconda della tipologia di corso. Don Bosco
raccomandava ai suoi giovani di far bene il proprio lavoro per poter essere onesti cittadini e buoni cristiani. È quello che allievi ed ex allievi dei Salesiani praticano ogni giorno con passione e assiduità, mettendo a frutto quelle competenze che lo stesso Don Bosco definiva l'intelligenza nelle mani, la capacità di raggiungere, attraverso il lavoro, la propria realizzazione umana e professionale. Vado? Vadi? Vai. Il nostro il CT della squadra Elettro, vincitore, stravincitore, per un anno non ai mondiali. E vai! Cosa pensa di questa vittoria? Beh, io penso che all'inizio contro i meccanici è stato abbastanza semplice, però dopo contro i grafici abbiamo sofferto molto. Cosa, a che ragazza dedica questa vittoria? Beh, certamente la dedico a mia mamma, che le voglio tanto bene. Non dire balle, dai! Volevo andare a scuola, volevo fare.